Ciao ragazze, oggi un video un po' particolare. Allora, ieri sono tornata da un viaggio che ho fatto con la mia famigliola di una decina di giorni più o meno in Puglia. Praticamente siamo andati a trovare i parenti del mio compagno per una breve vacanza. Così abbiamo unito appunto il ponte del 25, sì, il ponte che c'era per il 25 aprile fino al primo di maggio. E questo video in pratica, scusate, mi sono anche raffreddata, sono tornata anche con un bel raffreddore. E questo video io vorrei, in questo video, meglio, vorrei farvi vedere cosa ho portato nel mio beauty per questi 10 giorni. Quindi, bando alle ciance, apro con voi il beauty. Come vedete è un beauty che io ho preso da Fergie, di un bel colore fucsia. Vi dico, ce l'ho da tantissimi anni, all'incirca 8. Sì, più o meno 8, e mi segue in tutti i viaggi che faccio, almeno quelli in cui posso portarlo. È molto pratico, come vedete, ha un bel tascone in alto, grosso, ha una sua taschina piccolina con lo strappo qua, dove poter magari mettere qualcosina, ha la sua bella tracollina e anche una taschina a zip sul fronte. Vi faccio vedere velocemente cosa ho portato per me, ma come già si intravede lì dietro c'è anche quella delle bambine. Quindi, successivamente a questo video, vi registrerò anche cosa ho portato per le bimbe. Magari potrebbe essere utile, visto che adesso si iniziano bene o male a fare dei viaggetti, dei fine settimana. Magari vi potrei dare anche qualche idea così utile. Allora, vediamo, partiamo con quello che ho portato io. Devo ancora svuotarlo, quindi colgo l'occasione per svuotarlo insieme a voi. Vi faccio anche vedere quello che ho portato. Prendo a random. Per prima cosa ho la mia spazzola, è quella di Michael Mercier o Michel Mercier, non lo so, professionale, quindi probabilmente è Michel Mercier alla francese. Io mi trovo benissimo, beh, non guardate sicuramente dei capelli e quant'altro, però mi trovo molto bene. Io la trovo una valida alternativa alla Tangle Teaser. Come vedete che i dentini sono. Li metto qua così, sono un pochettino appunto, non sono tutti alla stessa altezza, quindi più o meno è il concetto che ha anche la Tangle Teaser. Mi trovo benissimo, non mi strappa i capelli, quindi bene. Poi cominciamo. Questo è il profumino delle mie bimbe, ce l'ha regalato una nostra carissima amica per Natale. Per le bimbe, io principalmente lo uso per Martina, per la bimba più grande, e di Burberry Baby Touch, come si vede. Scusatemi, ma non riesco ancora a prendere bene la mira su questa con questa telecamera. Comunque, anzi, videocamera, telecamera adesso. È molto buono, molto fresco. Io lo trovo un profumo veramente. Sì, è dolcissimo. Provate, andate a sentirlo in profumeria se vi capita e se vi piace, io vi do come consiglio, una valida, ve lo consiglio proprio. Sì, è veramente molto molto buono. Per me invece ho portato Elisab, quindi questo è l'unico profumo che ho portato per me. Poi ho portato questo olio corpo elasticizzante della Rilastil, io mi trovo benissimo. Ho finito appunto il dermo oil dell'Equilibra. Aspettate, che ok. E adesso sto usando questo, mi piace tantissimo. Il profumo è veramente fantastico. Poi, questa qui è la mia crema da giorno. Poi ve ne parlerò sicuramente più approfonditamente magari in un altro video. Anche questa è una crema che io utilizzavo di giorno. Questa qui è della Kiko. Quella di prima, scusatemi, è dei cosmetici magistrali. Questa è di Kiko ed è della Hydro Pro Glow. Mi piace tantissimo, illumina da morire. Ho portato il mio olio alla rosa moschetta che utilizzo insieme alla crema dei magistrali per renderla un pochino più cremosa in quanto molto 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 troppo densa per me. Poi il mio mitico olio anticellulite della Sien, sapete che lo uso tantissimo. Ah, l'olio, questo qui della Rilassi, lo usavo ovviamente post doccia. Poi
L'olio riparatore intensivo notte della Somatoline Cosmetic, questa è la crema per la mia, o meglio, è l'olio che utilizzo per la mia routine serale, appunto dopo lo struccaggio e quant'altro. Il mio siero della Collistar, quello all'acido ialuronico, invece lo utilizzo la mattina. Sempre della Relastil ho il mio contorno occhi e labbra, questo utilizzato sia ma alla mattina questo. Il mio Vea Olio per i capezzoli, sapete, essendo in fase allattamento, quello serve sempre. Ho il burro cacao, o meglio lo scrub al miele di Sephora, anche di questo poi vi parlerò perché ho qualche cosa da dirvi. Questa invece è la mia crema notte, quella alle rose della Roberts, piace tantissimo. Poi ho il mio olietto che utilizzo per i capelli della Davines o Davines, come si suol dire, non so, come siete abituati voi a dire, io lo chiamo Davines e mi piace tantissimo. Poi ho una mini taglia di acqua micellare della Yves Rocher, insomma, l'ho portata ma non è che mi piaccia tantissimo, la trovo parecchio alcolica. Poi ho questa mini taglia sempre di Estée Lauder Perfectly Clean, questo lo utilizzavo insieme al mio dispositivo elettronico per la pulizia del viso. Ho il mio bifasico, questo della Vita, il Sensitive Essential della Garnier, buonissimo. Ho portato con me questo spray della La Roche-Posay fattori di protezione 50, può essere utilizzato sia prima che sopra il trucco, quindi è fantastico, io me lo tenevo anche in borsa, fenomenale. Ops, scusatemi, ho perso tutto, che è successo? In questo astuccetto ho la mia mini taglia di lacca, questa la porto sempre per non portarmi quella grossa. Gli Invisible Bubble, che non sono Invisible Bubble originali, ma li ho presi da H&M forse, può essere comunque sempre utili. Poi ho in questa bustina ho il mio panno in microfibra, appunto per lo struccaggio e la detersione serale. E in questo di non so come dirvi, quello adesso qui è un po' morbido, ma è quelli che diventano molto duri di silicone, non so dirvi esattamente quale sia il materiale. Comunque, questo lo utilizzo per la detersione del viso o magari per togliermi un'eventuale maschera che faccio. Ho le salviettine della Kiko, queste qui sono quelle per lo scrub. Salviettine della Comodines per lo struccaggio, una mini taglia del tonico Le Rose della Roberts. Poi vediamo un attimo cosa c'è ancora qui. Ah, ok, ho il mio Fix Plus della MAC. Ah, ho una mini taglia di questo profumo della Elan Ozoné. Penso si chiami così, Ozone, sì. Buonissimo, ha un profumo veramente veramente buono, andatelo a provare se ne avete l'occasione. Poi ho portato, ecco, gli smalti, questo è il Bella Oggi colore 06 Cherry Passion, che è quello che sto indossando, magari anche leggermente da rifare, però comunque mi è durato 4 giorni, fantastico. E mi ero portata anche questo qui della Deborah. Il colore, non so se si mette a fuoco, 90 90, bah, forse sì, penso sia 90. Poi allora, questa scatola qui non è esattamente quello che c'è, cioè, o meglio, nella scatola non c'è esattamente ciò che c'è scritto nella confezione, ma in parte. In pratica, io qua dentro cosa ho messo? Aspettate che vi faccio vedere. Ho messo, ok, sì, il top coat che sapete essere il mio top coat della vita, mi piace tantissimo. Ma ho messo anche la mia, ah, se riesco a prenderla. Questa qui è la base che io sto utilizzando al momento, mi piace tantissimo, che è la Fast and Shine Base and Top Coat della Kiko. Buonissimo, mi sto trovando veramente, veramente bene. Finora tutti gli smalti che sto mettendo di varie marche, devo dire,
rimangono perfette, intatte fino alla fine. Rimanendo in tema unghie, ho portato anche queste goccine di Sephora per l'asciugatura. Ho portato sempre per le unghie questo indurente liquido istantaneo per unghie. Io lo utilizzo giusto così, mettiamo il caso che mi si fossero rotte, vedevo le unghie comunque più deboli del solito, l'avrei sicuramente utilizzato, ma non ce n'è stato bisogno perché le unghie sono state benissimo, bastava soltanto appunto quella base che io ho messo. E insieme appunto al detergente, sapete che io vi ho già detto in un mio video dei top, il mio dispositivo, il mio simil foreo, appunto acquistato alla Lidl, vedete nel suo pratico sacchettino. Poi c'è ancora l'acqua termale dell'Aven e poi ho portato alcune mascherine che sono riuscita a fare, sia questa qui appunto anti-rughe della Sien Alco 10, sempre della Sien, questa Vital Anti-Age Mask, e in più mi è rimasto ancora uno dei miei patch della Shiseido, sapete che io adoro, e se non lo sapete ve lo dico nel caso in cui fosse la prima volta che capitate su questo canale. Poi ho questo contorno occhi sempre della Sien, che utilizzo alla sera in quanto molto più nutriente e più cremoso di quello appunto della Rilastil, ma mi sto trovando comunque molto bene. Qui ho una mini taglia sempre della Rilastil, fattore di protezione 50, una crema viso appunto con fattore di protezione 50. Una ciabattina con Babbo Natale, di Masuglio di qualche Natale, un flaconcino di acqua fisiologica, lo tengo sempre nel caso in cui mi dovessero venire magari delle irritazioni agli occhi o quant'altro, e questo sacchettino con le mie mitiche mini limette anzi, scusate, provo a toglierle, di Sephora. Io le trovo veramente, veramente fantastiche. Poi nella taschina interna, qui cosa abbiamo? Abbiamo una scatolina sicuramente presa in qualche albergo, dove dentro ho dei cotton fioc, delle salviettine, anche qui qualche limetta, cotton fioc, delle garzine. E poi all'interno c'è ancora la cuffietta, faccio vedere, eccola lì. E poi ancora qui abbiamo delle ciappettine per i capelli, un coprispazzolino, e lì dentro c'è una spugna per scarpe. E tutto. Nell'ultima taschina, questa qui davanti, invece, praticamente ho un po' tutto quello che mi serve per i capelli, fondamentalmente, più qualche altro optional. Allora, un sacchettino, questo è tra l'altro un ricordo di un mio viaggio a Londra e di Harrods, niente, lo porto con me nell'eventualità dovessi mai mettere qualcosa di bagnato, comunque da tenere separato da tutto il resto del beauty. Poi questi talloncini in silicone per vesciche della Pharmamed, dei cerchietti che potevo utilizzare sia io sia la mia bimba. Questo guanto per la piastra, questo guanto termico appunto per proteggermi dal bruciarmi le dita. Un altro campioncino di profumo, questo qua non so sinceramente, della Ioderma Chanté. Sì, buono anche questo, me lo tengo lì giusto per precauzione. E qui altre cose, vedete, faccio vedere, sempre per i capelli, fascia, pinzettine, e in più, ecco, il termometro per le bimbe, e tutto il resto basta, direi, non c'è nient'altro. E questo è tutto quello che mi sono portata per questi 10 giorni più o meno, sì, quasi 10 giorni di vacanza. Niente, continuo il video magari facendovi vedere cosa ho portato invece per le mie bimbe. Ciao, a presto!